Presso la sede del Circolo Nautico San Benedettese è stato presentato il libro Suscettibilità e gravità dei tumori. Introdurrà i lavori e modererà il dibattito Filippo Olivieri, assessore del Comune di San Benedetto. Sono previsti i saluti di Igor Baiocchi, presidente del Circolo Nautico, e Pasqualino Piundi, sindaco di San Benedetto. Giulio Tarro, già direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Primario dei Servizi di Virologia a Cotugno, Giulio Tarro è nato a Messina, si è laureato col massimo dei voti in Medicina e Chirurgia all'Università di Napoli, si è specializzato in malattie nervose e mentali nel 1968 a Napoli. Numerosi gli incarichi accademici ottenuti in decenni di carriera in Italia e all'estero. In via esclusiva per FM TV il professor Giulio Tarro. Innanzitutto proprio per San Benedetto, che poi è rappresentato ovviamente così bene, tanto meglio. Credo che sia un posto fantastico, un posto diciamo che non è tanto legato alla località in sé, ma per la sua diciamo riconosciuta eccellenza anche all'estero. Sapete che conoscevamo questo posto già attraverso il professore Sabin, attraverso il Nobel Gedusek, attraverso Karpas, nominiamo un po' diciamo i soggetti che hanno fatto la storia nel campo della medicina, e quindi questo era un punto di riferimento ben preciso. Ma io credo che bisogna sempre rifarsi al resto del mondo. Il resto del mondo, diciamo, direi un punto di riferimento è la Svezia. La Svezia, come sapete, è la nazione dove non si porta una sola mascherina, non c'è nessuna distanza, c'è una letalità, che sarebbe la mortalità dei contagiati, praticamente minima, e questi sono i punti di riferimento. Se poi vogliamo andare nell'aspetto, per così dire, australe del mondo, dall'Australia, la Nuova Zelanda, al Sudafrica, al Cile, Argentina, loro diciamo lo scorso agosto, in particolare l'estate in genere, hanno fatto qualcosa di diverso rispetto a noi, però per loro era inverno, e quindi questo diventa il punto di riferimento. Per loro non circolava più un virus influenzale, ma l'unico aspetto, a questo punto non più epidemico, ma direi endemico, era proprio il coronavirus. E come tale, praticamente queste nazioni ci hanno anche loro insegnato una letalità, sempre mortalità dei contagiati, al di sotto dello 0,5%, che è quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo. Purtroppo noi, nel nostro paese, abbiamo iniziato l'anno scorso, soprattutto fra marzo e aprile, abbiamo ancora continuato con la cosiddetta seconda ondata a novembre ad avere una letalità sempre superiore a tutto il resto, direi, a questo punto del mondo. E quindi vuol dire che c'è qualcosa a livello sanitario che certamente non funziona, a cominciare dalla chiusura dei posti letto o delle terapie intensive. I francesi all'inizio dell'anno scorso hanno raddoppiato con le notizie che venivano dalla Cina. Noi ci siamo trovati a marzo con l'arrembaggio al posto letto in una praticamente normale influenza che nell'ambito dei 6 mesi era tutta concentrata in un solo mese. E quindi abbiamo avuto tutti quei problemi che sono ampiamente conosciuti.